realtà che individua la nostra unità. E se ci sono, diciamo, le guardie romane che presiedono e sovrintendono a tutte le operazioni della morte di Gesù, ecco, una morte anche qui dolorosissima, perché la crocifissione è qualcosa di tremendo, è un'agonia incredibile dove si muore per soffocamento, è il supplizio che i romani riservavano ai peggiori criminali, questo viene riservato a Gesù di Nazareth. Il supplizio per i peggiori criminali, una sofferenza ulteriore che il suo corpo dovrà soffrire, questo morire per soffocamento, perché il peso che dalle braccia va sul ventre fa sì che il condannato a morte muoia soffocato. Questa è la morte di Gesù e questa si realizza e accade per il nostro Signore e Maestro. E Gesù, quando stava lo Spirito, viene riconosciuto da un centurione romano che guarda tutta la scena, che vede tutto quello che accade, i cieli che si oscurano, la terra che trema, il velo del Tempio che si squarcia, così come avete cantato voi. Tutto questo fa sì che incuta nel centurione romano che ha guidato la condanna, i soldati che condannavano a morte Gesù, il riconoscimento della divinità di Gesù di Nazareth. Costui era davvero il figlio di Dio. Certo, non sarà il riconoscimento del nostro credo, magari sarà stato un riconoscimento che è venuto dalla paura, dall'emozione del momento, ma sicuramente sul Monte Calvario 2000 anni fa è accaduto qualche cosa di particolare, che un rozzo soldato romano ha colpito in una maniera incredibile, tanto da riconoscere in un condannato a morte, in un non ebreo, in un pagano, una particolarità, una situazione nuova che si è manifestata sulla croce e che è tale che ha riconosciuto la presenza del Signore, la presenza del Divino in quel condannato a morte. Questo è avvenuto per bocca del centurione ed è stato riportato nei Vangeli, come per dire, con il quale non credeva, ma che ha avuto la libertà di guardare tutta la vicenda di Gesù nell'ultimo istante, ha colto la straordinarietà di questa morte e ha colto una presenza particolare che si è manifestata in quel giorno della morte di Gesù di Nazareth. E chi c'è anche sotto la croce, sotto la croce di Gesù, quando Gesù esala l'ultimo respiro? Abbiamo Giovanni, discepolo amato, così viene ad essere definito, e la madre del Signore. Questi attendono e vedono la morte di Gesù, e la madre del Signore che raccoglie l'ultimo soffio di vita di Gesù di Nazareth, il soffio di vita di Gesù di Nazareth che costituisce la Chiesa, perché noi Chiesa, noi comunità, noi siamo qui questa sera perché Gesù di Nazareth ha dato il suo spirito, il suo corpo è morto per il suo ultimo respiro, e ciò che ha dato vita alla Chiesa ed è stato raccolto dal discepolo che Gesù amava, Giovanni, e dalla madre del Signore, e dal suo fianco squarciato è nata la Chiesa per il battesimo e per l'Eucaristia, acqua e sangue, ciò che costituisce la comunità dei credenti. L'acqua del battesimo è il sangue dell'Eucaristia. E allora, cari fratelli, se tutto ciò è avvenuto per mezzo della madre del Signore, che è rimasta sempre in ombra, ma che noi amiamo
la consideriamo nostra madre, nostra protettrice, la invochiamo sotto un'infinità di titoli proprio per manifestarvi tutta quella che è il nostro amore, tutta quella che è la nostra fedele obbedienza, tutto quello che è il volto moderno di Dio che noi esprimiamo nella devozione e nella venerazione nei confronti della Madre del Signore, è proprio la presenza di Maria che noi dobbiamo invocare. Lei che era sotto la croce, lei che ha raccolto lo Spirito di Gesù, lei noi vogliamo vedere. E allora chiamiamo Maria, diciamo: vieni Maria, vieni Madre in mezzo a noi e benedici con la tua presenza amorevole tutti i figli che sono qui raccolti per onorare il Figlio tuo, Gesù. Così come Gesù ha voluto costituire la madre della Chiesa, madre di tutti noi, noi riconoscenti e finalmente obbedienti sappiamo che abbiamo un grande avvocato in cielo, che è la madre del Signore, che è nata, che è stata presente alla nascita della Chiesa e che ci accompagna giorno per giorno in tutti i nostri passi affinché noi possiamo essere dei testimoni, degli discepoli del suo figlio Gesù.